Ciao a tutti e bentornati in questa serie Livorno State of Mind, terzo episodio e niente, vabbè, presentazione classica, banale, brutta, fra l'altro. E niente, ci eravamo lasciati qua dopo aver fatto la prima, diciamo, vera partita giocata in questa serie. Partita di Coppa Italia, vabbè, Team Cup contro il Palermo, raggiù, si è vinto 2-1. E niente, appunto, ci eravamo lasciati qua, diciamo, con poco più di 2 settimane alla fine del calciomercato. Eravamo rimasti anche al punto, diciamo, di come era messa la squadra. E secondo me, avevo detto che era abbastanza completa, perché bene o male, secondo me, per la Serie B la squadra c'è. Diciamo che l'unica cosa da fare principalmente è, magari, se possibile, se arriva qualche offerta, di vendere qualcuno, perlomeno darlo in prestito, magari quelli giovani. E diciamo, mi ero, tra virgolette, no, promesso, però volevo impegnarmi, ecco, a magari, se possibile, a fare qualche colpaccio sul finale. Anche se magari è qualcuno di giovane che per ora a livello qualitativo è messo, diciamo, male, tra virgolette, diciamo che è scarso, ecco. Allora, io, diciamo, dallo scorso video a questo ho pensato a qualche acquisto e fra l'altro mi sono messo a vedere anche, diciamo, i consigli che mi aveva dato, diciamo, senza fare nome ancora una volta, GC, quel ragazzo che nominai nel precedente video. Allora, innanzitutto mi sono accorto di due cose che riguardano lo stesso, diciamo, giocatore. Allora, la prima è che l'altra volta dissi: ti ringrazio per i consigli, ma ci sono delle problematiche per i giocatori. Ecco, diciamo che questa cosa non è vero, perché l'altra volta, e qui infatti entra in gioco anche la seconda di cosa che volevo dire riguardante lo stesso giocatore, avevo fatto un'offerta per il giocatore Iheanacho, se si pronuncia così. Ecco, vabbè, intanto mentre parlo vado a cercare. E poi, diciamo, per mia disattenzione non mandai avanti la trattativa, che fra l'altro venne anche rifiutata dalla società stessa, ovvero Manchester City. E quella è la cosa particolare, che questo ragazzo l'altra volta me l'aveva messo fra i suggerimenti, ma siccome già è complicato pronunciarlo, figuriamoci da scriverlo, cioè me l'aveva scritto appunto in maniera diversa, e quindi per me non era lo stesso giocatore. E poi fra l'altro, appunto, la cosa che avevo appena detto, che riguarda questo giocatore V, l'offerta io l'avevo già fatta. E quindi niente, non so se avete capito la particolarità e la stranezza, che si parlava dello stesso giocatore, che fra l'altro io ho fatto un'offerta e poi avevo lasciato perdere così. Comunque, dato che sono qui, la rifaccio. E questa volta mettiamo... perché voglio fare così? Ma non ce l'ho i soldi. Perché volevo questa serie? Volevo mettere qualcuno a scambiare. Se non sbaglio, il Biagianti me lo rifiutò. E anzi, sai cosa faccio? Dato che siamo messi così, prova a fare un giochettino di prestigio, no scherzo, prova a fare una strategia, ovvero quella di, dato che ci chiede fra l'altro cedibile in prestito, quindi me lo dovrebbero dare, di prenderlo in prestito. Se da qui al prossimo calciomercato innanzitutto lo ritrovo un giocatore interessante ed utile, e ha comunque, diciamo, il contratto in scadenza, faccio questo giochino qui. Se ho la possibilità economica di terminare il prestito, se no metto anche il prestito breve. No, mettiamo un anno, non si sa mai. Lo, diciamo, lo ridò in prestito al City e poi magari me lo compro a gennaio, perché per ora le possibilità economiche non ci sono. E diciamo, un attaccante di riserva, o perlomeno da turnover, credo che serva. Un altro giocatore che io ci tenevo a comprare, per ora fa schifo, e forse fa schifo ugualmente, anche crescendo, forse ma non diventerà mai almeno probabilmente diventerà mai un classico centrocampista da Barcellona, del Real Madrid, tanto per intenderci, è l'unico Barella. Ha veramente una qualità totale disastrosa, perché ha poco più di 60 se non sbaglio, però è il classico centrocampista nanetto anche lui, che ha le caratteristiche che vi elencai, che vi dissi l'altra volta, ovvero soprattutto è buono a livello di agilità, velocità, reattività, quello che vi pare. Quindi io ci terrei parecchio, magari anche a scambiarlo con qualche giocatore mio, tanto per svende un po'.
a prenderlo, e lui diventerebbe comunque la classica classico centrocampista di riserva, che ripeto di solito o probabilmente non diventa e non diventerà il giocatorone, no? Non è il giovane talento, però diciamo può diventare benissimo un buon, secondo me, centrocampista di riserva. Poi bisogna vedere cosa può succedere, insomma, magari quest'anno al contrario lui diventa forte. Io mi sto riferendo come sempre specifico a le tra virgolette avventure e alla crescita che ho visto nei precedenti FIFA, FIFA 15, la carriera allenatore. Mi ricordo che questo Barella cresceva, non diventava forte, però era un'utile riserva, soprattutto per le squadre di questa qualità, cioè come squadre come Livorno, ecco. Comunque, intanto, accettato, scrisse la Vadiola anche Bigazzi, no, sì, ho sbagliato, diamoli 2-2, siamo zecche, sì, rimaniamo zecche. Tour 9, in teoria dovrebbe venire. Nel frattempo, non so se avete visto, offertona per il mio amico Biagianti, se de vuole, lo si può vendere. Allora, guarda lì, tutti, buonino, vai anche te, vai in prestito. Poi intanto vi... Sì, offerta accettata. Ora sono in difficoltà, perché se dovessi vendere Viaggianti, no, ma sì, dai, lo prendo così, pace. Insomma, quindi anche in attacco la riserva c'è. No, perché dicevo, non sapevo se prenderlo, diciamo, a titolo definitivo, se mi accettavano anche della cosa di Viaggianti. No, io così non te lo do. Guarda, piuttosto voglio 600. Dai, guarda, da arrivarci sicuramente fallisce, però... E niente, dicevo, volevo venderlo per la 15ª volta. Volevo venderlo, cioè vendevo Viaggianti, volevo prenderlo a titolo definitivo. Infatti ero un bilico, ma alla fine ho deciso di prendere in prestito. Tanto non è che ci perde così tanto di a livello, diciamo, economico. Vero Barella, vi può venire? Sì, vale, vai. Quindi sa anche Barella. Diciamo che non sono colpi importanti di fine mercato, però sono a Lehmann accettato. Però sono, diciamo, sono acquisti utili, ecco. Anche se gli acquisti, secondo me, possono terminare qua, non tanto per il budget, ma perché credo che la squadra c'è, o perlomeno possa esserci. E no, troppo, volevo provare a prendere lui, no, troppo, visto, volevo provare qualche, non so, un acquisto finale, ma no, questo è troppo. Attenzione, altre offerte per Regno, di prestito, ti pare, ma poi che squadre sono, ma ho squadre mai sentite, con tutto rispetto, ma io, non so voi. Insomma, ragazzi, eccoci qui, allora, qui ci mi stanno dicendo giustamente la seconda partita di Gabriellini. Sì, è vero, già. Perché? Perché l'altra volta era che ci penso, ho messo il mio nome e cognome vero. Ah, ho fatto la botta, ragazzi. Mi sono scordato di mettere Simone Nomiz. E vabbè, io comunque quello è il mio cognome. Vabbè, è stato un flop che mi porterò per il resto della serie, ragazzi. È andata così. Niente. Comunque, vi invitano la seconda partita, perché effettivamente è quella. Però per noi, o perlomeno per me, anzi, noi sappiamo che questa è la vera prima partita, diciamo tra virgolette ufficiale. Intanto guardiamo un po' cosa si può sistemare. Vedete, Barella c'ha 62, io me lo metterei a posto di Maicon, dai, mettiamolo qui. Ora vi però abbiamo 2 cc precedentemente, anche Inacio. Sì, riferito alla riserva, con tutto il rispetto preferisco un attaccante più veloce come Inacio. Inacio, me cazzo si chiama, piuttosto che Come, con tutto il rispetto. Quindi Come va in panchina. E niente, dai, questa è la squadra, bene o male, che abbiamo. E guardiamo di, ripeto, salvo qualche, non so, qualche nome che venga in mente sul finale, qualche qualche acquistone sul finale. Guardiamo di arrivare magari a gennaio con questa squadra V in una posizione dignitosa. Comunque, dai, iniziamo a giocare, pronti via, una partita difficile, trasferta a Cagliari. Cagliari che, ricordiamoci, vabbè, qui classi male strafarse da parte di Livorno, fatte male brutte come in logo. Ricordiamoci che fra l'altro il Cagliari è una delle squadre che in teoria sulla carta dovrebbe
essere una di quelle lì che punta alla promozione diretta. Quindi subito un big match all'inizio. E dai, Livorno. Fedato, ma più subito! E c'è la rete! E c'è la rete! Dopo neanche 4 minuti la sblocca Mopi! Un 1-2 con Fedato micidiale! E andiamo, di pronti via Dio, sì! Ma poi tiro morbidissimo! Mopi prende in giro calcisticamente l'avversario o il portiere. Insomma, 1-0! Addio! Mamma mia, meno male, di boia. No, no, Zotta. No, levala. Ma porcaccia la miseria, di boia cane, di testa sava. Perché Romo non l'ha presa? Di solito Romo non me le fa queste cappellate lì. Ma che macane, 1-1. No, avvantaggiato. Ma boia, sì, forte, di. Insomma, finisce sì. Primo tempo, 1-1. Peccato perché eravamo passati in vantaggio dopo poco. Poi, chiamiamola così, disattenzione difensiva e un po' una paperina, vai, del portiere. Insomma, 1-1. E lì! Dio buono, te! Facciamo qualche cambio. Intaggiato non ne fare più. Va a 2, ragazzi. Insomma, si prova la prima di Iheanacho e si mette anche Barella, che fra l'altro è l'ex di questa partita, al posto di Andreone Lusci. Vediamo un po' se può cambiare un po' nella partita. Ecco, si prende il gol subito di sì. No, levane un po'. Bravo Romo, di. Dai che manca poco. E tira! No! Tira! Rete! Rete! Che cazzo è? Che è il 5? Gira che non ti vedo. E castagne! E castagne! 2-1, te! Bello, te! Certo, prima l'hai detto, la migliore è il palo. Non è se è fatto gol, vai. E andiamo, te! Castagne scivolata. 2-1. Vai Barellino, guardalo com'è aggressivo il ragazzo. Io buono, però era una buona idea. Dai che manca poco. Dai che manca poco. Possiamo iniziare questo campionato in maniera più che dignitosa. Bene. No, bimbi, mi sei sbriciolato Mopi. Maledetta la miseria mentre parlavo. Devi sostituire. Con chi è? A parte sì, è vero, ci ho fatto solo due cambi. Boh, mettiamo Schiavone. No, via, mettiamo Pasquato per essere sempre più corretti. Vabbè, dai, comunque ormai cerchiamo di tenere e di iniziare appunto questo campionato in maniera decente. Ecco, non mi veniva prima. Finisce così, 2-1. Peccato per di alla fine, l'infortunio che non ci voleva per Mopi. Perché vi posso garantire che Mopi, se non è stato il migliore a campo, poi ci manca, no, ma penso di essere il migliore sia anche per il gol sia anche per la prestazione. Ah, l'ho fedato, vabbè, almeno mi è sembrato, lo so. Comunque, dispiace Mopi, però, insomma, un esordio più che decente. Un campaccio difficile quello di Cagliari contro una squadra difficile come il Cagliari. E niente, ora finiamo questo calciomercato e poi andiamo a fare la seconda partita. Tanto vi è arrivata un'offerta per il Gasbar, via anche te, va in prestito. E tanto per rimanere in tema, ma ti sei fatto male Mopi? No, bimbi, 2 mesi. Maledetta la miseria, di. Oh, meno, via. Oh, oh, però, di. Charlie Musonda. Non è quel grande giocatore, però, diciamo, magari è giovane e può crescere un po', almeno si spera. Vediamo un po' se ci riesce a prenderlo, dando Moscati via. Proprio lui deve essere l'acquisto così, tanto per.
offerta accettata, Tom Moscati in sé contento, va già nel Chelsea, sempre se tutto va come deve andare. Ale, anche se non so quanto possa tornarmi utile, che dipende anche dalla crescita che c'ha Musonda, se si legge sì, se si pronuncia sì, spero possa essere magari classe giovane, che magari cresci di due, anche se magari non lo faccio mai giocare, poi ripeto, bisogna vedere. Magari però lo posso rivendere e faccio qualche sordino, anche perché i giovani, come credo vi siete accorti, costano a livello di trasferimento di più in confronto a uno che invecchia, uno un po' più vecchio. Quindi boh, speriamo sia una sorta di investimento. Chi si è fatto male ora, infortunio di allenamento, Pasquato, 3 settimane stop, meno a farlo apposta, bimbi. Compro un giocatore in prestito, insomma, in quel ruolo, tempo dopo poco si fa male. Piglio Ian Ash, come si chiama, si fa male Mopi, va, entra al suo posto. Compro Musonda, va, e si fa male Pasquato, entra Musonda al suo posto. Allora via, cambiamoli. Ian Ash è già salito di uno, Musonda c'ha 62. Potrei va giù a Cazzola, preferisco da spazio ai giovani. No, via, rimettiamo Comi, almeno qui cioè, non ci sono sostituti. E ora andiamo a fare la seconda partita. Perché cos'è? Perché è venuta questa scritta qui? Vabbè, se ora si guarda. Seconda partita di questo campionato. Prima partita ufficiale, esordio all'Armando Picchi. Per me, vabbè. Esatto, io vorrei dare subito fiducia a Barella. Lo fallo e fa giocare, perché mi è garbato l'altra volta. Quindi, Roma è nazionale, ecco chi era. Quindi comunque voglio dare fiducia a Barella, sperando che non mi deluda. Iniziamo, ragazzi. Dai, Poi fra l'altro, maglia che non, male, senza licenza, ma non è nemmeno quella. Ma cosa ci combinarsi nei neri, tra l'altro? È buona! Vai, Anascio! No, ma devo fiscalo domani il fuorigioco. Prova la Barella! Mamma mia che cosa ha fatto Barella! Non me l'aspettavo nemmeno io! Mamma mia! Ho partito una sassata! Boia canene! Ma la faccio dire, sinceramente va fuori la piglia del portiere! Invece guarda quello lì! Inizietti! Facci la presa, te! No, lo voglio ripetere, ma guarda bello, te! Ma guarda Barellone, te! E andiamo, 1-0. Bello, bravo Barella. Dove start? Ecco, questo CV FIFA ce l'ha sempre avuto, e non l'ho mai patite. Oh ragazzi, è la prima volta che attaccano, Ora se prendiamo go, meno male, via. Poi fra l'altro, con tutto il rispetto, c'è Mister Ricci, maledetta la miseria. Boia cane. Insomma, sto appunto per D. Cioè, Mister Ricci. E quindi qualitativamente è quello che è. Aiodiva. No, Ceccherini. Boia di. Boia, pensavo fosse dentro di. No, sì, ora si tira su, basta. Evitiamo le appellate. Insomma, finisce sì il primo tempo. 1-0. No, Eurogol no. Però un grandissimo gol da parte di Barella. Bello, di boh, è rimasto impresso. Vai, Anascio, che roba tua, che sei più veloce in teoria. Poi agilità sotto zero. Vai, Musonda, all'esordio, mamma mia. Mamma mia, Ricci, con la gamba. Ha salvato il risultato per ora. Non male, guarda, boia. Via, bravo Ricci, dai. Ora prendi anche. Via. Bravo Ricci, ora prendiamo fiato. Bravo, via. Ma com'è sempre angolo? Maremmanide. Andiamo, Modino. Bravo Ricci, è tua. Guarda tutti. Guarda Ianascio, che la passa arriva. Che la passa a Barella. Che fa correre Fedato. Che la ripassa a Barella. Che Barella ora va. Che vede Aldošić, che Aldošić salterà l'uomo. Si spera, si è andata. Scatta uno, la passa nel mezzo, arriva Musonda, Musonda tira e c'è la zotta.
No, nulla, è andata male. Ci speravo, ragazzi. Presa, no! No! Non ci vuole Redi. Non ci vuole Redi. Andava fuori, ci ha messo la gamba a Ceccherini. Pseudo dato go. Non ci vuole Redi. Al 90esimo. La beffa. No, dei bimbi, andava fuori. Fa vedere. Andava. No, andava fuori. Maledetta la miseria, cane. 1-1. Madonna buona! Che palle, de. Oi, oi, prende il go così, de. Che cazzo, de. Devo, scusate, me lo devo dire. Insomma, 1-1. Meno male alla fine non si è perso, era peggio se no. Comunque, standing ovation per Barella, ricordiamocelo. Ora andiamo a fare la prossima partita. Stavolta si va laggiù. Si va a giocare contro il Cesena, fuori casa. Anche il Cesena, maglia originalissima. Noi, vabbè, è quella che vi ho detto anche prima, quella strafarsa brutta. Come la fame, ma va bene. Allora, guardiamo un po'. Non so se... Io faccio così, senti. Io le do fiducia a Barella, che comunque il posto più che da titolare, Maremma buona ce la fa, sì. Diciamo, per ora credo che si stia impegnando parecchio, ragazzo, e è giusto dare l'opportunità, e quindi lo faccio giocare. No, scherzo. Dato che è CC, quindi non è né un centrocampista difensivo né un offensivo, è una via di mezzo, che fra l'altro io, vabbè, il modulo, diciamo, non permette di farlo giocare nel suo ruolo ideale, però... Ma voglio farlo giocare qua a posto di Musonda, appunto a posto di Pasquato. Quindi niente, diamo fiducia un'altra volta a Barella, che l'altra volta comunque è stata parecchio ripagata. E cerchiamo almeno stavolta di... No, di... Sì, dai, concretizzare quanto si andrà, se si spera, si andrà a creare. E cerchiamo di evitare dormite e... collassi definitivi finali come l'altra volta, anche se ci ha avuto sfortuna. Insomma, iniziamo. Almeno speriamo di non perdere. Se non ci si fa, non ci si dovesse far vincere, speriamo almeno di pareggiare. Via, stavolta è calcio inizio. Può batterci Zena. Vai, Niascio, subito a calci. Boh, ragazzi, ormai c'è sempre servizio a farlo dopo poco, dopo 3 minuti. Non so come si chiami di nome. Ianash la sblocca lui. Ale, via, 1-0. Va Danielone. Maremma, cane, dovevo tirare prima. Cos'è? Fuori gioco. No, va bene, via. Riprova Barella. No, stavolta no. No, ho voluto fare troppo. Non si esagerà. Mamma mia, meno male. Va, ci ha messo la testa, se non sbaglio, Emerson. Finisce sì il primo tempo. Con una volta in vantaggio 1-0, come nella precedente partita. E speriamo al contrario. Anzi, speriamo che succeda il contrario, appunto, dello scorso match. Che si vince 1-0 e poi si è preso il 96esimo, per dire. Anche se è rimasto il 91esimo. Vabbè, dai. 1-0. È buona! No! Fuori gioco, boh, ma ero stracasato, non so se è sentito dalla voce. Boh, pensavo la finisse di difensore, non me l'aspettavo. Fuori. Aiotti, come fa la Zotta? Aiò. Facciamo un cambio intanto. Che già, un'altra partita me l'ho scordata. Dai, va bene, no. Abbiamo Barella, anche Lucci mette Schiavone. E mettiamo come a posto di vantaggiato, vai. Perché sennò poi mi viene l'infarto mentre gioco. Finisce così, 1-0. Alla fine non sono nemmeno entrati i sostituti, perché uno è più uscito da quando ho messo appunto l'indicazione del cambio. Insomma, 1-0. Io direi, ragazzi, che la squadra per ora, più che c'è, diciamo, gira parecchi. I risultati, lasciandovelo contro la Vellina, insomma, la partita prima, diciamo, i risultati ci sono. E niente, sì, intanto, beh, qui faccio vedere che alleno, sì, chiaramente simulando a livelli un po' più giovani.
Niente, direi di fare l'ultima partita del video. Alla prossima. E poi appunto ci rivedremo. Diciamo. E poi il prossimo video. Vabbè, tanto si va già contro il Modena, eh? Grazie mister, fedato. Prego Ciccio. Se vai in casa, andiamo a giocare, dai. Allora, vabbè. Oh, finalmente due farsi. Vabbè, anche l'Avellino ce l'aveva, farsi. Finora tanto più dinanzata. Qui si lava Luci. Fa un po' una riposata. Luci è più da trasferta. Si fa più a Calabresi, si leva il giovane Emerson. E niente, dai. Fa già Musonda, vedi, già sono i tempi sbriciolati, vero? No, Pasquatra poi non recupera. Ma Pinze ne parla. E insomma, andiamo a giocare, dai. Andiamo un po' di continuare, diciamo, su quest'onda. Non è vittoria consecutiva, però direi che i risultati non sono male. Squadra che vuole vincere anche oggi per dare seguito al successo esterno. Charlie! Ma che tiro fa? Ma che tiro, anzi, hai fatto. Ma ne ascio, perché non hai tirato? Si è girato quasi bene. Si è drogato vantaggiato, mamma mia che palla per Ineascio, mamma mia, Ineascio, Ineascio, sì. Dio buono, Dio, è angolo, ma la potevi buttare dentro. Ah. Vai, l'hanno fatta, vai Ciccio. Butta in mezzo per Danielone. Maremma cane. Old Chic, meno male, andava in piccionacchia. Via, finisce così, primo tempo 0-0. Diciamo, sono stati più pericolosi loro del Modena piuttosto che noi. E niente, andiamo a fare il secondo tempo. Io aspettami se ho visto che c'è il cerottino vantaggiato. Cambio, va, si mette come. E vediamo un po' se cambia qualcosa. Ma io ci faccio Belingheri, mamma mia. Era Belingheri, l'ex. Sì, mi pare fosse lui. Io si è fatto male Barella. Però bisogna continuare a attaccare. Cambio. Infatti c'è il cerottino. Vieni, si mette Luci, vai. Che fresco. Un tiro più forte. Speriamo possa reggere. Possa fare la differenza. Manca un quarto d'ora, poco più. No, ma per chi era? Ma per chi era? Dai, ma. Ma si possono vedere questi passaggi qui? Capito la stanchezza, ma qui c'è un una siega, mamma mia, bimbi, boia di. Porca troia. E butta in mezzo. C'è mananima. Fuori gioco, infatti, di. Brutta partita, ragazzi. Proprio. Di. Brutta. Finisce così, 0-0, ma come ho appena detto, una partita piuttosto brutta. Sarà iniziato, come sempre, no? Gridando abbastanza, rischiando di ritornare in vantaggio proprio con questa azione di Ianascio. Poi per il resto, anzi, meno male si è pareggiato. Perché è vero che i tiri hanno fatti due, eh? Però da lì possesso palla, per dire. Insomma, vabbè. 0-0, un punticino che, data la prestazione, è prezioso. Ovvio, ragazzi, detto questo... Niente, guarda, arrivo video. Da bello. Io ho sbagliato tutto. Guarda lì dove si va giù alla prossima. Tutto lo Spezia. Qui siamo alla Spezia, ma è lo Spezia. Quindi, partita importante, soprattutto per i tifosi veri del Livorno. I tifosi livornesi. Comunque, come ho detto prima, questa era l'ultima partita di questo video. Direi che, guarda, nel frattempo, mentre parlo, si guarda anche la classifica. E direi che comunque, vabbè, qui i playoff non sanno nemmeno cosa sono, vabbè. La squadra c'è, siamo solamente a due punti, diciamo, dalla prima, anzi dalle prime, e siamo a pari punti con la terza, che siamo per ora insieme al Novara che è terza, insieme all'Ascoli che è quarto. E niente, quindi, boh, calciomercato come avete visto è finito. Se nel frattempo... volete consigliarmi qualche altro acquisto per l'eventuale prossimo calciomercato, cioè eventuali acquisti intendo, il prossimo calciomercato quello di gennaio, sarei abbastanza contento, sì. E niente, quindi, boh, la squadra c'è e che dire? Niente,
possiamo passare alla parte finale, conclusioni. Quindi, come sempre, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di condividerlo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così rimarrete aggiornati, come dico sempre, su tutto quello che caricherò. Ma soprattutto, se guardate questa serie, se siete interessati, rimarrete aggiornati sui video che caricherò inerenti appunto alla serie Livorno State of Mind. Detto questo, vi saluto e quindi niente, da Enomiz è tutto, ci vediamo al prossimo video, che giocheremo contro lo Spezia, pronti via. Ciao a tutti.